a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui a giocare a un giochettino molto molto bello per mobile ma su computer. Infatti andrò ad utilizzare BlueStacks, che per chi non lo sapesse è la seconda piattaforma gaming PC più grande al mondo dopo Steam. Di cosa si tratta? È un emulatore di Android, potremmo definirlo così, come potete vedere, ed è una figata. Tipo io ora in questo momento sono da computer, il mio computer come sapete è abbastanza potente, insomma lo uso per fare video, per fare tutto, non come il telefono che insomma è un po' anche scassato. E ci sono tantissimi vantaggi, tipo uno schermo ovviamente più grosso, controlli totalmente settabili e giustamente, essendo un computer, a prescindere, anche se è un computer merdoso, è sicuramente molto più potente di un telefono. Quindi molto semplicemente basta andare su Google Play Store, come su tutti i telefoni che sono su Android, cercare il gioco e si scarica molto facilmente. Io per registrare mi ci trovo benissimo, anche perché purtroppo, per chi non lo sapesse, magari qualcuno ci ha provato e ha avuto problemi, su telefono Android non permette di registrare l'audio, non so per quale motivo. Quindi se uno vuole registrare un gameplay è costretto a mettere l'audio che esce dagli altoparlanti e poi col microfono registra l'audio, cioè insomma un casino assurdo, almeno da computer ragazzi è una meraviglia. Detto questo, passiamo al gioco ragazzi, perché oggi andremo a giocare a Stick War Legacy. Eccolo qui. Nelle ultime settimane ragazzi ho provato Stick Fight, che è un gioco sempre con gli stickman, e questo gioco qui ci va molto vicino, però è single player, non è multiplayer, ma è comunque una figata assurda ragazzi. Ora ve lo faccio vedere. Andiamo in campagna. E questa qua è soltanto di testa ragazzi, la eliminiamo. Almeno così vi spiego anche come funziona un attimo il gioco. E facciamo ovviamente normale, perché noi siamo scarsi e non vogliamo fare le cose difficili. Vabbè, ora qua spiega tutta la storia, a noi nemmeno interessa sinceramente. L'importante è che bisogna combattere e combatteremo ragazzi. Inizia la guerra, ci siamo. Praticamente abbiamo due tipi di classi per il momento: i minatori, che semplicemente cliccandoci sopra possa appunto far spawnare, e i guerrieri. C'è scritto 150 e 125. Perché ci sono scritti questi numeri? Perché è il costo dell'unità. Io ora clicco il minatore, lo sposto qui e dico: minatore, tu devi scavare. Quindi il minatore giustamente va lì e mi piglia l'oro. In alto a destra c'ho l'oro, in questo momento ne ho 0 d'oro. Qua mi fa vedere che posso farlo manualmente, ma non ci interessa, lo facciamo tutto automatico. Poi cliccando qui, semplicemente invece che i minatori, andiamo a fare l'unità da combattimento. Per questo qua che è tipo un mini tutorial veloce, le unità fanno abbastanza schifo. Poi andremo a sbloccare anche cose molto più potenti. Quindi in questo momento abbiamo un minatore e due uomini armati d'ascia. Non è un'ascia, è una mazza tipo, una roba simile. Cliccando qui andiamo ad attaccare. Possiamo slidare ovviamente il combattimento. E da questa parte qui ragazzi c'è il nemico. Il nemico che anche lui ha i suoi cosi d'oro e vuole appunto uccidermi. Lo scopo qual è? Quello di distruggere la statua del nemico. La statua diciamo che è un simbolo, e quando si distrugge il simbolo del nemico tecnicamente abbiamo vinto. Qua la danneggiamo, però lui è l'arciere, e l'arciere ragazzi ci fa un po' male, quindi non... Lui ora ci dice che dobbiamo fare così. In verità la meglio sarebbe ovviamente andare a farmare più oro, però siccome è tutorial lui ci obbliga a fare per forza in questo modo qui. Ma a noi non ci interessa, perché noi comunque faremo di testa nostra e faremo altri minatori per farmare oro, perché ragazzi il farming è una cosa molto molto importante in questi giochi. Non bisogna soltanto attaccare a caso. E comunque, oh, raga, un po' di danno alla statua gliel'abbiamo fatto, eh. Poi cliccando questo pulsante qui, metto di nuovo i miei omini in posizione di difesa. A cosa serve questa cosa qui? Ovviamente a pararsi dagli attacchi nemici, ma oltretutto per accumulare unità. Perché se io ovviamente attacco con uno alla volta, lui una alla volta magari me li shotta tutti. Se invece attacco con 5 unità insieme, 6 unità insieme, ovviamente ho più probabilità di fare dei danni seri. Quindi ragazzi, direi di mettere da parte qualcosa come 5-6 unità e poi fare un attacco di quelli gigantissimi che proprio lo andiamo a devastare il nemico. Tanto guardate quanto sto farmando. Lui non ha più nemmeno l'arciere ragazzi, è morto l'arciere. Sapete che allora quasi quasi posso attaccare subito, perché il mio problema era l'arciere che poco a poco da lontano mi andava a uccidere tutti. Ma se non c'è più... Ah no dai, lo distruggiamo per forza ragazzi, lo distruggiamo per forza, c'è poco da fare. Eh no, invece è tornato. Che raspino che sei però, eh. Ma attaccate l'arciere, non attaccate la statua. A parte che comunque la stiamo devastando. Due arcieria, e l'ha appena evocati, perché guardate quanto oro che ha farmato anche lui. Ok, arcieri distrutti. Spacchiamo la statua e sbam, ragazzi, la statua si distrugge. C'è poco a esultare in verità, perché era il tutorial però, ragazzi. Ma chi se ne frega, dai, comunque abbiamo vinto. In 3 minuti e 53, non so se è un buon tempo, sinceramente, ma noi ce ne freghiamo dei tempi. Cosa abbiamo sbloccato? Gli arcieri, e poi si possono anche muovere noi, in senso possiamo mirare noi. Io farò tutto automatico, ragazzi, perché per mirare decentemente dovrei usare il controller, ma non c'ho voglia di attaccare il controller al computer. Perché sì, oltre che mouse e tastiera, potremmo utilizzare anche il controller.
controller su BlueStack. Ad alcuni torna più comodo, a me non sempre, perché io non li so usare. Ok, si è sbloccato questo, sono le cose di prima. E abbiamo anche due upgrade, due power up. Più 2 ore al secondo per livello, buono. Più 100% punti vita per livello. Della statua però si intende, ok, è vero, è vero. Arciere del castello più 25 danno arciere del castello per livello. Dimensioni borsa minatore, quindi accatta più oro. Velocità di estrazione, questo è interessante. E poi vabbè, qua sì, salute e velocità per quelli con la mazza. E il 20% di danno per gli arcieri. Io punterei sulla velocità di estrazione per uno. E per l'altro andrei forse sul danno degli arcieri, ragazzi. Che gli arcieri secondo me sono una bestiaccia assurda. Mettiamo pronto, ragazzi, facciamo la nulla. Cos'è sta roba? È lo shop. A noi non ci interessa però lo shop. Questi qua sono... Questo è lo shop dei power up, ma non mi interessa perché io penso che sia momentanea la cosa e non perenne. Ecco, queste qua forse sono cose che rimangono. Le cose momentanee non mi piacciono per niente. Ok, andiamo a vedere le missioni vere. Un agguato. Il tuo esercito è stato attaccato dalla gente del posto. I rinforzi arriveranno al tramonto, resisti fino ad allora. Ok, quindi bisogna semplicemente resistere in questa missione difensiva e non di attacco. Ok, cominciamo con... Ah, ok, abbiamo già i tipi che appunto scavano. Per gli equipi riaprire l'inventario delle magie. Magie? Ah, mi ha dato una magia gratis. Fai lavorare i minatori? Ok, così lavorano i minatori. Quindi ok, effettivamente è una cosa palesemente momentanea che ti rimane per 30 secondi e poi ciao. Oh no, l'agguato è iniziato. Oh cavolo, e questo sì che è un problema. Per chi per schierare l'ultima chiama gli archiadon del castello per difenderti. Ok. Che sono gli arcieri, appunto, che si vedevano prima. Che poi in verità ci sono questi arcieri che sono i difensivi. E poi c'ho gli altri arcieri che posso già shoppare. E li mettiamo... Penso sia già in difensiva, suppongo. Non ne sono sicurissimo. Però ragazzi, è potentissima sta roba. Cioè, lanciano frecce assurde questi qua. Vabbè, ok, abbiamo resistito un attimo. Siamo sopravvissuti all'ondata. Premi pulsante di difesa così i minatori possono tornare a lavorare. Ah, quindi se richiamo gli arcieri quelli lì, praticamente i minatori non scavano. Non è bellissima come cosa questa qua, ragazzi, Di upgrade non ne ho più. Qua stanno continuando ad attaccare oppure no? No, forse mi avverte lui quando attaccano. Meglio. Per il momento allora pensiamo a potenziare e a fare più oro. Ragazzi, farmeremo tantissimo e sconfiggeremo i nemici. I primi livelli dovrebbero essere anche abbastanza facili. Che stanno sparando? Oh, ma hanno già rushato! E che cavolo, pensavo mi avvertissero! Ok, un arciere se n'è andato, ragazzi, purtroppo. Ci ha abbandonato un botto. Continuiamo a scavare qua. Belli miei, però non dovete scavare quest'oro qui. Andate a scavare quest'altro oro se potete. Ma dov'è il tempo? Ah, forse devo calcolarlo io col sole che cala. Abbiamo un bel esercito comunque, Ecco, si avvicinano a malapena e subito li devastiamo, perfetto. Io a questo punto punto tutto sugli arcieri, ragazzi, perché quelli con la mazza ho visto che li attaccano direttamente. Cioè ci vanno addosso all'ignoranza. Mentre gli arcieri spammano così tante frecce che manca poco e nemmeno si avvicinano ai nemici. Quindi sì, dico che premo puntare un botto con gli arcieri. Appunto, vediamo. Sì. Non male. Diciamo che si resiste abbastanza facilmente, sì. Ragazzi, è un esercito enorme, tra l'altro. Ma what? Ma ecco, se mettessi attacca. Ah no, abbiamo vinto, sono arrivati i rinforzi, ragazzi. Abbiamo superato il tempo e ce l'abbiamo fatta. 3 minuti e 17. Abbiamo altri due power up. Io direi, velocità d'estrazione. Potrei farne un altro qua, ragazzi. Sì. Voglio puntare molto su questo io. E aumento anche un po' la borsa. Facciamo pronto. Gli Sword Rat sostengono di forgiare lame così affilate che tengo soltanto a guardarle. Distruggi la statua. Giustamente, noi siamo più belli. Ah, morte! Così, va benissimo. Allora, cominciamo subito con un po' di minatori, ragazzotti. Che è il modo migliore per cominciare. Sperando che loro non ci vogliano attaccare. No, ok. E invece sì, cavolo, ne hanno subito fatto uno loro che vuole attaccare. Però no, l'hanno messo lì da parte, ragazzi. Forse non ci vogliono dare troppa noia per ora. Devo stare sotto controllo, guardo la loro base. Si sta allenando, ragazzi, fa le flessioni loro. Si è messa a fare le flessioni. Ah, questi mi puzzano. Ne hanno 3, ragazzi. Ne hanno già 3 loro. Devo portarmi avanti pure io. E in effetti loro però hanno le spade, noi abbiamo le mazze. Siamo più deboli. Però se loro ne hanno 3 e noi ci mettiamo difensivi, ma con anche un arciere, forse ce la facciamo. Tra l'altro loro hanno 3 minatori, noi se va bene ne abbiamo 4. No, ne abbiamo 3. Che cavolo. Ok, allora, 3 con la mazza e un arciere. Se loro attaccano in 3, ok che fanno più danno, però è vero. Puntiamo di più sui minatori allora, ho capito. Faremo più soldi di loro e poi li possiamo sconfiggere. Ah, hanno chiamato anche loro un quarto minatore. I lezzi che non sono altro. 2 arcieri, dai.
Quasi quasi gli do un po' noia, ragazzi. Quasi. Oh, hanno attaccato, hanno attaccato. Allora lasciamo stare. Lasciamo stare, aspettiamoli qua. Aspettiamoli qua noi. Sì, fanno male. Fanno malissimo, ragazzi. Però noi con gli arcieri, mamma mia. Noi con gli arcieri, ragazzi. E loro così hanno perso tutte le loro unità. Perfetto, noi continuiamo a scavare. Quanti gli sono rimasti? 3 con la spada hanno chiamato, altri 3 con la spada. Lo accetto. Lo accetto, ma un po' mi dà noia. Creiamo il nostro esercito e poi attacchiamo. Di power up abbiamo qualcosa? No, non ci hanno regalato niente. Stanno riattaccando di nuovo, sono in 4 stavolta. No, perché? Perché sta attaccando il mio qua? Ma minatore mio, dove stai andando? Minatore, no, no, fermati. Fermati, minatore. Che sei impazzito. Devi scavare. Raga, è pazzo. È pazzo, raga. Possiamo chiamare un botto di arcieri, però. Perché vanno all'attacco? Perché stanno parlando robe a loro? Sono tipi senza vita. Che no, chiamati troppi e non funzionano più, raga. Bisogna attaccare, le nostre forze sono superiori a quelle dell'avversario. Perfetto, attacchiamo allora, attacchiamo. Eh sì, raga, ne abbiamo un botto, ne abbiamo un botto, veramente. Gli arcieri rimangono qui ad attaccare all'istanza, perfetto. Chiamo un altro po' di unità di terra. E sì, stanno scappando tutti. Sono andati in difensiva e hanno chiamato i rinforzi del castello. Che cavolo, attaccano da lontanissimo, ragazzotti. Attaccano veramente. Ah, i miei, ho capito. Ne ho chiamati così tanti che sono praticamente andati ad attaccare, a scavare il loro oro, ragazzi. Sono andati a scavare il loro oro, ma come? Comunque, ok, hanno chiamato i rinforzi, ma non riescono ad avvicinarci perché abbiamo troppi arcieri, ragazzi. È incredibile. Gli arcieri sono veramente una cosa assurda, soprattutto se ne chiamo così tanti. E niente, non hanno alternative, non hanno chance, ragazzi. Devono soltanto creparci tantissimo. E sbam, distruggiamo, ragazzi, la struttura loro. La loro statua, che era più brutta della nostra. Avevano le lame affilate loro, ma la nostra statua era più bella. Comunque, se va bene, ci hanno pure sbloccato, esatto, quelli con la spada. Vediamo, vediamo. Yes! Possono attaccare e bloccare i colpi, però io tipo non li guiderò mai, quindi faranno tutto in automatico. Altri 2 power up. Ah, praticamente l'omino di prima con l'ascia ha preso la spada. Nulla di particolare, ok. Io punterei sulla velocità di estrazione, di nuovo, che è a livello 3, wow. E poi sul danno dell'arciere, perché no? Mettiamo pronto, ragazzi. Ultima missione di oggi. I potenti Spearton sono fanti dotati di corazza pesante e ben addestrati, si mette male. Con lance che possono essere scagliate o usate per pugnalare. Distruggi la statua, vabbè, giustamente. Un bel upgrade questo qua, ragazzi. Penso che andranno a prendere il posto degli arcieri, forse, chi lo sa. Allora, io intanto mi chiamo subito i miei minatori, che non ho ancora visto qual è il massimo per la mia base, insomma, prima che vadano dai nemici. Però nel dubbio, oh, non dirmi che attacca subito. Ok, non attacca subito, perfetto. Vogliono farmare anche loro, anzi, teniamo sotto controllo loro, ragazzi, perché non mi ispirano molto. Se questo qui ci parte subito all'attacco, dobbiamo andare ritirata noi, e potrebbe essere un problema. Ok, questo qui è l'ultimo che chiamo, facciamo di sì, dai. E poi cominciamo a chiamare quelli con la spada. Chiamo un altro minatore, un po' me la rischio, ma ragazzi, sti cavoli. Come sono messi loro? Hanno soltanto quel tipo lì. Io 2 arcieri e mi sto facendo altri 2 quelli con la spada. Potremmo farcela, ragazzi, potremmo farcela volendo, eh. Non la vedo così difficile, cioè già 6 me ne sono fatti, ciao. Farmo un altro secondo giusto per qualche arciere che si sa che sono OP. E poi, ragazzi, questi qui li andiamo a trivellare di cattiveria proprio. Ok, ragazzi, loro ne hanno soltanto 3, guardate. E io ne sto farmando così tanto oro che non riesco nemmeno a starci dietro. A questo punto attacco direttamente, guardate. Cioè, ho veramente un bordello di arcieri e tutto. Poi ne arriveranno altri 5 in rinforzo che, come potete vedere, li sto craftando in altro a sinistra. Quindi, secondo me, è più che fattibile questa battaglia qui. Però guardate quanto resistono loro. Ragazzi, resistono un botto. Ragazzi, resistono un botto. Mi preoccupa un sacco questa cosa. Guardate, sono molto, molto, molto più forti dei miei. Si stanno combattendo contro quelli con la spada. Si stanno anche prendendo le frecce. Ma nonostante questo, sono fortissimi, ragazzi. Ho paura che mi vadano a uccidere tutti gli arcieri. Guardate quanti colpi sta resistendo, ragazzi. È impressionante, sono fortissime queste unità. Mi hanno in 4 erano, forse 5. Mi hanno completamente devastato i miei qua. E mi stavano facendo molto male. Però sono rimasti completamente senza unità. Loro non possono più parare, ragazzi. Non possono più farmare money. Mentre noi stiamo ancora farmando. E cavolo, hanno chiamato i 3, hanno chiamato i rinforzi. Cazzo, ragazzi, siamo messi male ora. Ora siamo messi male. Ne sto craftando un botto di unità, veramente. E penso di farcela, però con il fatto che hanno chiamato i rinforzi, me li sterminano. Me li sterminano tutti, raga.
Questi sì. Mannaggia rinforzi, veramente. Non è giusto, perché io i rinforzi non ce li ho. Che palle. Che palle, ragazzi. Hanno distrutto completamente gli arcieri. Completamente. Per ora stanno arrivando quelli con la spada. Perfetto. Io, ragazzi, ho 1000. Ho 1000 soldi. Ciao, proprio. Li attacco a raffica a questo punto. Oppure faccio un'ultima orda seria. Vado in difensiva. No, ragazzi, vado in difensiva. Decisamente. Dovrei avere qualche speranza in più se vado sulla difesa. Così almeno facciamo un attacco serio poi. No, no, no. Sono troppo potenti loro, ragazzi. Sono troppo potenti. Pigliano pochissimo danno. Devo chiamare per forza i rinforzi anch'io. Pigli un po' di danno, non mi interessa. Almeno evito di creparci. Mi serve un po' di unità, ragazzi, almeno. Tanto non riusciranno dopo a farmi altro danno. Perfetto. Appena crepa lui, torniamo sulla difensiva. Continuiamo a farmare i money. Ragazzi, guardate subito che cavolo di esercito che ho pronto, ragazzi. Ho subito un esercito assurdo pronto. Soltanto 2 arcieri, purtroppo. Quindi aspetto un attimo di fare qualche arciere in più. E poi si va all'attacco, perché guardate un pochettino. Loro hanno soltanto 2 lancieri. E con 2 lancieri non possono contrastare il nostro cavolo di esercito, ragazzi. Porteremo i metaners alla vittoria. Eccoci qua, io attacco subito, ragazzi. Attacco subito e li vado a devastare. Vinceremo, ragazzi. Vinceremo la battaglia, la guerra. Vinceremo tutto. Vanno in ritirata anche loro? Seriamente? Ma così gli faccio un botto di danno? Questa, ragazzi, è pazzia nei loro confronti. Ah, no, ne arrivano altri. Che cavolo. Però ce la facciamo, perché gli arcieri stanno continuando ad attaccare, ragazzi. Gli arcieri continuano ad attaccare la struttura. La statua è quasi senza vita. Dai, dai. L'hanno trollata andando in ritirata, ragazzi. Andando in ritirata, mi hanno lasciato la statua bella libera e giustamente l'ho distrutta. Perfetto. E ovviamente sblocchiamo anche le loro unità. Buono, buono, buono. E ho altri 2 potenziamenti. Però posso aumentare il danno di questo tipo qua, lo scudo e anche l'elmo, che gli dà la salute. Non so ancora dove metterli, ragazzi. Magari suggeritemelo voi nei commenti e vedrò. Perché qua comincio ad essere un pochettino indeciso su dove mettere i punti. Ma detto questo, ragazzi, io mi fermo qua, perché ho fatto 3 battaglie. 3 battaglie importanti che ci hanno portato alla vittoria. Ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate il link per scaricare gli BlueStack, in caso voleste giocarci anche voi dal computer, che lo trovo molto meglio giocarci dal telefono. Consigliatemi dove mettere i punti, perché seriamente sono indeciso, non so dove. E quindi, ciao a tutti.